Non siamo in studio perché non so neanche come, ma siamo arrivati a 10.000 iscritti. Questo io e Rosario vi ringraziamo tantissimo e per l'occasione Chronex ci ha invitati a Roma. Mi sa che devo fare un po' d'ordine. Eccoci! Parte. Come dicevo, Chronex ci ha invitati per questo speciale 10.000 iscritti a Roma per provare con mano il loro servizio pick up, di cui vi parlo molto spesso e che ritengo molto interessante, cioè la possibilità di ordinare un orologio ma provarlo in una delle loro lounge, di cui una è proprio a Roma, prima di pagarlo. E quindi miglior cosa possibile da fare è proprio quella di andare sul loro sito Chronex, scegliere l'orologio, e io onestamente non potevo non scegliere un Patek Philippe Ore del Mondo, e poi seguire la semplice procedura per la prenotazione presso la loro lounge, in questo caso naturalmente quella di Roma. Il prezzo è un regalo, mi raccomando. Cliccando su aggiungi al carrello si va avanti nella procedura, si seleziona ritiro anziché consegna, e dopo aver poi compilato il modulo con i propri dati anagrafici è possibile scegliere presso quale delle boutique prenotare l'orologio. Applichiamo poi il famosissimo codice sconto di TOC, che in questo caso dà diritto a uno sconto di 600 euro, e possiamo andare a Roma. Io lascio sempre la macchina al parcheggio Ludovisi, praticamente dietro Piazza di Spagna, comodissimo, c'è qualche macchinetta insomma da poveri, costa un botto ma ne vale la pena perché parcheggiate e praticamente siete a Roma. Farci mancare le vetrine più belle di Roma, praticamente tra Via del Corso, Piazza di Spagna e Via del Babuino c'è il meglio del meglio che qualunque appassionato possa in assoluto desiderare, a parte le tristissime vetrine Rolex. Omega, proprio sul Via del Corso, che tra l'altro è quasi di fronte alla vetrina di Tudor, che ha aperto, come sapete, un monomarca dedicato e che in vetrina già espone le più belle novità, almeno nel momento in cui registriamo. Fontana di Trevi, una delle meraviglie del mondo. E poi praticamente in centro, a fianco a Piazza Colonna, vicino Piazza Montecitorio, in pratica in una traversa di Via del Tritone, accanto alla Galleria Alberto Sordi, esattamente in Piazza San Silvestro numero 8, sorge la lounge romana di Chronex. Thank you.
pratica l'ingresso è accanto a Bedetti. E allora, procedendo con l'unboxing, direi di guardare assieme questo esclusivissimo e bellissimo Patek Ore del Mondo in oro bianco. A partire dalla confezione di Patek Philippe in legno laccato e con il suo portadocumenti che contiene naturalmente la garanzia e il manuale di istruzioni. Ma mettiamo da parte la scatola e concentriamoci su questo magnifico orologio. Eccolo qui. Patek Philippe 5230G, ore del mondo in oro bianco, cinturino in alligatore nero, chiusura naturalmente in oro bianco e poi un calibro incredibile con microrotore in oro e tutta la bellezza e l'esclusività di Patek Philippe. E il bello è che siamo qui ma senza impegno, e cioè grazie, come vi dicevo, al servizio pick up di Chronex è possibile ordinare l'orologio e vederlo, provarlo di persona, anche ordinandone più d'uno laddove si dovessero avere dei dubbi prima di decidere di acquistarlo. Onestamente credo che ci sia davvero poco da dire rispetto a un orologio del genere, e in realtà ne approfitterei come sempre per parlare della storia di Patek Philippe, ma soprattutto per la storia di un orologio di questo tipo, un ore del mondo che da sempre per la Maison Svizzera rappresenta forse la punta di diamante dell'orologeria più comune, se così vogliamo dire, anche perché Patek Philippe naturalmente è da sempre concentrata sulle grandi complicazioni che raggiungono il loro apice assoluto con le ripetizioni minuti. Le ripetizioni minuti che sono anche le complicazioni più belle e più affascinanti di tutta l'orologeria. Ripetizioni minuti che, come abbiamo già detto in un video documentario sulla vita di Abraham Breguet, rappresentano forse la complicazione più utile ma anche affascinante, che per esempio la regina consorte di Napoli addirittura collezionava. E stiamo parlando del 1800. Anthony Patek inizia a vendere orologi nel 1839 a Ginevra, in Svizzera, ed era in società con Zapek, da cui poi si separerà nel 1844 e in quello stesso anno incontrerà Adrien Philippe, da cui naturalmente la Maison Patek Philippe. E la manifattura già nel 1844, soltanto 5 anni dopo l'apertura della prima boutique, inizierà a realizzare anche il proprio primo orologio di manifattura, ovvero un orologio con carica e rimessa dell'ora senza chiave.
E solo un anno dopo, nel 1845, la manifattura di Patek Philippe produce il suo primo orologio da tasca a ripetizione minuti e ottiene poi il brevetto per un orologio con carica e rimessa dell'ora al pendente. E c'è da dire che Adrien Philippe, soltanto l'anno precedente, aveva vinto un prestigioso premio per la realizzazione di componenti meccaniche per orologi dell'esposizione industriale francese. Patek Philippe nasce soltanto nel 1851 ufficialmente, e proprio in quell'anno espone le proprie creazioni all'Esposizione Universale di Londra, e da quel momento la manifattura ha cominciato a realizzare e a innovare nel mondo dell'orologeria con complicazioni eccezionali, tra cui ad esempio il calendario perpetuo, che venne brevettato nel 1889 e applicato poi per la prima volta ad un orologio da polso nel 1925. Ma di Patek Philippe è anche il brevetto del cronografo rattrappante, brevettato nel 1902 e applicato ad un orologio da polso per la prima volta nel 1922. Ma ripercorrere l'intera storia di Patek Philippe è praticamente impossibile, anche perché la maison è tra le più prestigiose, forse la più prestigiosa maison di orologeria che tutti conosciamo, e che nel corso dei decenni, tra collezioni e complicazioni, ha scritto davvero la storia dell'orologeria. La complicazione ore del mondo per Patek Philippe è forse il cavallo di battaglia, la complicazione più legata al marchio in assoluto. E infatti proprio la Maison fu la prima al mondo a realizzare un ore del mondo da polso. Benché i calibri risalgano al 1913, vennero incassati solo nel 1937, come si legge peraltro in un bellissimo articolo di italianwatchspotter.com che vi invito a leggere, e uno dei due esemplari è stato poi battuto in asta da Philips per un totale di più di 364.000 euro. Che alla luce degli ultimi risultati delle aste più moderne che conosciamo, in realtà è praticamente un regalo. La storia poi degli ore del mondo di Patek Philippe in realtà è quasi infinita, e raccontarla oggi in questo video è praticamente impossibile. Si passa da casse in oro con anse a ragno, a quadranti smaltati o ancora lavorati e raffiguranti le mappe dei vari continenti. Ognuno di questi orologi è una vera e propria opera d'arte. Questo 5230 in particolare è una delle ultime creazioni di Patek Philippe sugli ore del mondo ed è, come abbiamo già detto, un orologio in oro bianco che però introduce alcune novità stilistiche su cui Patek ha deciso di lavorare e che riprendono le linee di un orologio da tasca conservato oggi nel museo di Patek Philippe, come per esempio la decorazione centrale guilloché oppure le sfere ore e minuti. La cassa da 38,5 mm, perfetta per un orologio elegante come deve essere un ore del mondo, incassa al suo interno il calibro 240 HU con micro rotore in oro giallo. Un orologio straordinario con un look tra l'altro molto più moderno e forse più sobrio, sebbene meno ricercato, degli ore del mondo, con invece per esempio i quadranti centrali smaltati o laccati, e che naturalmente, per quanto rappresentino davvero delle opere d'arte, risultano forse anche un po' più difficili da indossare. Credo ci sia davvero poco altro da aggiungere, se non che soltanto un orologio come questi può trasmettere una classe e una raffinatezza senza tempo.
dopo averlo provato e ammirato nella boutique, nella lounge di Chronex, i ragazzi sono pronti a consegnarvelo dopo averlo pagato. E no, io non l'ho pagato. E neppure mi è stato regalato, purtroppo. Non ce l'ho con me, mi devo accontentare dei miei. Però posso dire sicuramente che è stata una bellissima esperienza, che ringrazio Chronex a nome del canale, ma anche a nome di tutti voi per averci dato e per darci tante possibilità con la loro partnership. Se volete potete approfondire insomma tutte le offerte su chronex.it. e per ultimo, ma non per importanza, non posso che ringraziarvi ancora per questo traguardo, che davvero era del tutto inaspettato, di 10.000 iscritti. Spero insomma che sia soltanto un punto di inizio. Grazie ancora, grazie per essere stati in questo video speciale e anche adesso qui nella nostra stanza degli orologi. Se volete iscrivetevi, noi ci vediamo invece in una prossima puntata qui su Talk.